Benvenuti alla 43esima parte di Final Fantasy 4. Bene, sì, sono finalmente riuscito a trovare la strada. Ero solo io che non vedevo che c'era una porta nella stanza in cui c'erano tutti gli screen. Comunque, Odin, il tizio che stiamo cercando dovrebbe essere qui e non ci sono mai andato a quanto pare, perché ci sono degli scrigni da aprire. Cuore di Bacco e scarpe di Hermes. Bene, si sale sopra, vediamo se c'è qualche altro scrigno. Più cose abbiamo e meglio è, che la battaglia potrebbe non essere facile. Anche se forse gli oggetti non ci serviranno a molto, se devo essere sincero. Etere? Beh, ci serviranno più avanti. Due tende. Questi saranno ottimi per il dungeon, ottime per il dungeon finale. Che credo che potrei anche iniziare in questa parte. Non lo so, dipende da quanto durerà la battaglia. Non dovrebbe durare tantissimo, almeno credo. Ok, non so a che punto mi fermerà, penso nella prossima stanza. Sì, è qui. Un trono. Sei tornato, Cecil. Maestà! Non devi essere triste. Quel mostro è vero, è vero, mi ha annientato, io non ho più il mio vecchio corpo terreno, ma la mia anima e la mia volontà vivranno in eterno. Ora sono un Eidolon, ragazzo mio, e combatterò al tuo fianco ogni volta che la tua amica invocatrice vorrà chiamarmi. Prima però, come vuole la tradizione del mondo di cui ora faccio parte, dovrò assaggiare la tua forza. Ed ecco l'ultimo, o almeno credo che sia l'ultimo, Eidolon, che possiamo reclutare. Nella versione per Game Boy Advance ce n'erano altri, però erano Eidolon molto deboli, semplicemente. Wow! Fa parecchi danni. Bahamut! Bisogno del tuo aiuto. Concentratevi sull'attacco, non ho nient'altro da dire. Perché non è estremamente forte, o almeno mi ha fatto 1700, che è parecchio, però non dovrebbe essere troppo pericoloso da affrontare. Ora che ci penso, dovrei usare, ecco, filo di ragno, tiè. Così sarà rallentato. Cioè, dovrebbe funzionare il filo di ragno, non lo so. Faccio fretta su Cecil. Non so se il filo di ragno rallenta anche la cosa in particolare. In pratica c'è una specie di timer. È come Bahamut, fa il conto alla rovescia. Solo che in questo caso noi non vediamo il conto alla rovescia, quindi non sappiamo quanto tempo manca alla fine. E quando finisce questo conto alla rovescia, semplicemente lui ci uccide. Ci uccide tutti. E adesso Edge, perché deve attaccare tantissimo Edge. No, no, non credo che si possa stoppare con la frusta di Rydia. Sarebbe una cosa abbastanza ridicola. E adesso vediamo l'invocazione di Bahamut. Fighissimo. Wow, 9485. Il
faccio parecchi danni. Il problema appunto è che non so quanto manca. Forza, attaccate! Attaccate in massa! Oh, finito! Beh, ho un... sono parecchi livelli più su di lui, quindi è stato facile. Vediamo quanta esperienza mi darà. Rosa sale di sicuro di livello. Oh, anche Kane. Edge manca poco per salire di livello invece. Cecil, sulla tua forza non ho più dubbi. Solo tu puoi salvare. No, non solo Baron, il mondo intero. E io sarò al tuo fianco. Maestà. Reedy ha imparato Odino. E praticamente Odino, teoricamente, è più forte di Bahamut contro... quando si affrontano nemici normali. Ma contro i boss è molto più forte Bahamut, perché Odino uccide in un colpo. Solo che questa tecnica non funziona sui boss, perché altrimenti il gioco sarebbe facilissimo e fa meno danni di Bahamut. O almeno in tutti i giochi è così, anche nella versione per Game Boy Advance era così. E non so se per la versione per DS è uguale, ma credo di sì. Comunque, credo che farò un taglio e ci vediamo sulla luna. Bene, sono arrivato alla torre. Palazzo di dei cristalli, ok, non è una torre, è un palazzo. Comunque, sappiamo... No, non ho letto, cos'è? Oh, benedizione! Non mi serve! Non mi serve assolutamente a nulla. E vabbè, andiamo avanti. Ok. Al centro di questa stanza c'è il portale per l'ultimo dungeon della storia. Non so se ce ne saranno altri opzionali dopo, perché so per certo che nella versione per Game Boy Advance ce n'è uno, ma qui non so se l'hanno tolto. Lasciatevi condurre al nucleo. Parte bene, perché c'è la musica da boss? Sembra davvero la musica da boss questa. Comunque, andiamo avanti. Questo dungeon è pieno di segreti. Di armi soprattutto. E cercherò di farveli vedere se ci riesco. Bufferaga, oh no no no, muori. L'ho usato su tutti. Beh, non dovrebbe uccidermi nessuno in teoria. Ok, non ha ucciso nessuno. Adesso muori. Oh, Cecil! Fatto un critico, ma non serve a molto. La preghiera non è stata ascoltata. Fuck! Jesus, aiutami! Quando chiedi una mano. È morta stamattina. Perché non muore? Oh, finalmente. Ce n'è voluto di tempo. Ah, morta. Quasi morta anche lei. Sì, è questo contrattacca. Fa niente. Muoia signora, per favore.
Ok, è rimasta solo una. Abbraccio. Si sente sola, signora? Abbraccia uno sconosciuto? Oh, ha mancato. Ritirata. La stessa cosa che faccio io in Fire Emblem, ritirata strategica. Bacio di pulsella, no? Abbraccio di pulsella. Rydia, è il momento di resuscitarti. Come riusciva Zemus a dominare Golbez? Non lo so, controllo mentale? Poteri telecinetici? Telecomando? Ha il telecomando di... delle macchinine. Le macchine radiocomandate. Solo che invece di comandare la macchina comanda Golbez. 30%. Non so quanti piani sono. Ricordo che sono un bel po', ma non ricordo esattamente quanti. Ok, quest'area è solo il 35% del primo piano. Bene. Sarà un posto bello grande allora. Oh, Cecil, non c'è molto da festeggiare, se devo essere sincero. Ok, sto gioco ha davvero iniziato a rompere le scatole. Basta mettermi nemici che mi massacrano. Guardate come sono ridotto. E il punto è che non sono nemici forti, sono semplicemente nemici magici. Ma le difese magiche del gruppo fanno schifo. È un modo sbagliato per creare dei nemici. Fare in modo che ti possano massacrare. Non è che puoi salvare ovunque qua, devi trovare i punti di salvataggio o stare all'esterno. Ah. Oh, già si scende, ok. Quella scala non porta da nessuna parte. Era nel vuoto. Vediamo se qui c'è un passaggio segreto. No, non c'è un passaggio segreto. Oh, ti ho trovato. Ah, non è questo, ok. Attacco preventivo, massacra. Sono stato interrotto durante la battaglia. Comunque questi nemici non sembrano così potenti. Spero di non essermi appena gufato. Ok, se uno solo, anche solo uno solo di loro morisse, sarei molto contento. Ok, perfetto. Manca solo il drago Uber, probabilmente. Nah, non mi ha fatto così male. La preghiera non è stata ascoltata. No, voi non mi vedete, ma ogni volta che compare la preghiera non è stata ascoltata, io guardo verso l'alto. Faccio con una faccia da seriously. Vabbè, sono battuto. Se c'è qualcuno di religioso, non si offenda, è per scherzare. Contrattacco costrizione. Ok, mancato. Ok, questi nemici almeno non sono così forti. È strano questo gioco. Ti mette insieme nemici che non creano nessun problema e nemici che ti possono massacrare. Ok, bloccato. Sfermo così, fatti fare una foto. Viene un po' scura però. La preghiera non è... due volte di fila! Si è offeso. Ok, Edge, dai il colpo di grazia. Sembra che sia il colpo di grazia. No, non lo è. Oh, questo era il colpo di grazia. Oh, Cecil salirà di livello? Forse.
Wow, un bel po' di esperienza. Ok, niente male. Ancora di nuovo. Ok, sono tutti al mana. Momento! Se si era già quasi finito il mana? Siamo all'inizio! Oh. L'unico riferimento che ho è quello scrigno e penso che sia stato messo lì apposta. Ah, un incontro al buio. Oh, Bahamut 2.0? Salve! Ecco, questo è quello che intendevo! Basta, nemici del genere! Danno solo fastidio! Sirius, guardate! Questo è quello che fa il gioco! Ti mette davanti nemici del genere! Scappa! Non attaccare, scappa! Perché hanno creato un gioco fatto per essere odiato? Perché? Perché? Ok, lo so che è corta, ma io concludo qui questa parte. Non ce la faccio. Ho passato un'eternità a cercare Odino. Sono entrato nel dungeon finale e... No. No. Vabbè. Riprenderò dallo stesso punto circa. Oh, parte l'intro, che bello. Ci vediamo nella prossima parte di Final Fantasy IV. Spero che questo gioco finisca il più presto possibile. È la prima volta che spero che un gioco finisca il più presto possibile. Wow! Ci vediamo con la prossima parte. Ciao a tutti!